Oggi parliamo di lead generation. Cosa si intende per lead generation? Si intende andare a generare attraverso il marketing, ok, che può essere online o offline o entrambi, dai contatti caldi, ok, da passare alla vendita e il cui ruolo è chiudere questi contatti caldi generati dall'azienda, e cioè dal marketing. Prima di andare in argomento e di parlarti del modo più semplice per generare, per provare a generare, perché quando si fa marketing, cioè andare al mercato, si fanno sempre tentativi, ok? Il modo più semplice, cioè le lead ads, vale a dire lo strumento di generazione contatti all'interno di Facebook senza dover uscire andando su una landing page o su una squeeze page, ok? Ti voglio parlare di una piccola differenza sostanziale, per la quale in giro c'è molta confusione, della differenza di ruolo tra marketing e vendita, ok? Per cui in un'azienda, ma anche in un'azienda uninominale, personale, come posso essere io, i due ruoli sono ben distinti. Io adesso ti parlo di generazione contatti online e non offline, ok? Ti consiglio altri insegnanti per quanto riguarda l'offline, come ad esempio quello dove sono andato io. Ne parlerò, ok? E che cosa ti voglio dire? Il marketing, ti ripeto, in un'azienda ha il ruolo di generare i contatti. Ok, dato per scontato che questi contatti non si trasformano spontaneamente in vendite, tranne se non in minima percentuale, si ha bisogno dell'intervento umano, vale a dire l'intervento di una persona che chiama queste persone, contatta queste persone da una chat o prima dalle mail, o poi in seguito per telefono, ok? E va a chiudere questi ordini. Per cui marketing e vendita sono due cose ben distinte. Il marketing, per parafrasare il calcio, è come una persona che prende il pallone, fa il cross, l'assist nell'area piccola all'interno dell'area. Il venditore, ok, che chiede al telefono com'è venuto a conoscenza di questo prodotto, è fondamentale, deve dialogare con la persona, risolvere gli ultimi dubbi, informarsi prima su come è stato targetizzato il cliente, deve andare anche a risolvere le obiezioni, dunque deve proprio contrattare, ok, e nei limiti del possibile chiudere senza bruciarsi il contatto. Perché ti dico questo? Perché uno dei punti fondamentali della vendita, ok, è la tempistica. Per tempistica intendo proprio il tempo, perché se pensi a me o a te, ognuno a se stesso, ok, non sempre quando veniamo contattati siamo pronti a acquistare per vari motivi, ok? Perché in cima alla nostra scaletta delle priorità ci sono appunto altri obiettivi che sono più urgenti e più importanti di quello che ci viene proposto, per cui in quel momento non siamo pronti a comprare. Vuoi perché non c'è il denaro in quel momento? Vuoi perché quel denaro non abbiamo ancora deciso se allocarlo all'acquisto di quel bene, ok? Per cui il fattore tempo è importantissimo, e proprio per questo sono stati inventati gli autoresponder che continuano a inseguire il cliente, a ricordargli: io esisto, sono qui, e se sei pronto ad acquistare, ok? Clicca qui e acquista. Vuoi una chat per fugare gli ultimi dubbi? Ci si sente, però l'autoresponder fa in modo, ok, io uso MailerLite, la mia amica usa MailChimp, qualcun altro usa il complicatissimo Infusionsoft, ho usato in passato il bellissimo ActiveCampaign, però l'autoresponder, mandando email
giornalmente, ogni 3 giorni, ogni settimana alla tua lista, ok, interessata a quel prodotto, gli ricordi praticamente che sei vivo, che esisti e cerchi di portargli in cima alla priorità l'acquisto del prodotto, ok? E qui poi si ha l'intervento del venditore. Detto questo, online sono veramente tantissimi i modi per andare a generare contatti, ok? Il tempo non è l'unico fattore importante, l'altro fattore importantissimo è il giusto target. Non puoi far vedere film d'epoca a un bambino, ai ragazzini che vanno dai 12 ai 15 anni, perché Facebook te lo permette. Però io penso che sbagliando completamente target, ti porto al paradosso, l'esempio, ok? Nessuno andrà. Il marketing non serve, stai buttando del denaro, non vai a generare lead da passare alla vendita. Dunque, il tempo, il timing e dunque il target giusto di persone. E questo è fondamentale. Adesso andiamo più in profondità, ti parlo di una particolare lead generation, ok, che per 2 o 3 miei clienti sta funzionando veramente bene e ti parlo proprio attraverso le campagne di Facebook dell'obiettivo generazione contatti. Cosa intendo? Te lo mostro adesso che entri. Per poter fare la lead generation attraverso le lead ads, devi disporre dell'account di gestione inserzioni. Non è obbligatorio che tu abbia anche il business manager, come vedi qua in alto, ok? È importantissimo che tu abbia l'account di gestione inserzioni. Perché molte persone, vedo soprattutto nell'ambito dei networker, tendono a fare lead generation con metti in evidenza questo post, lo mettono sulle storie, lo mettono nel cellulare, sul feed e poi lo mettono nelle storie di Facebook e di Instagram. Ok? Se vuoi fare qualcosina più devoluto, devi avere proprio il tuo account di gestione inserzioni. Su Crea e andiamo all'interno, ok? Della gestione inserzioni. Come vedi, qui ti dice subito: crea una nuova campagna, impara a guardare tutto lo schermo o usa una campagna esistente. Ok? Per quanto riguarda Facebook, ti chiede subito: dopo crea una nuova campagna, scegli un obiettivo della campagna. Gli obiettivi possono essere 3 macro obiettivi. La notorietà è per le grandi aziende, lascia stare questi due. Clic, guarda sulla I e ti dice che cosa fanno. Però è un pochino come la pubblicità in tele, lasciala stare. Considerazione è la nostra, ok? E qui abbiamo traffico, interazione, eccetera, eccetera, ma abbiamo soprattutto quello che ci interessa, la generazione contatti. Lasciamo stare la conversione. Già la generazione contatti è abbastanza complicato, mi ricordo le prime volte, ok? Ho dovuto comprare i corsi di una ragazza in gambissima per capire come si faceva, perché gli altri market tendono a non insegnarti a farti mancare sempre dei pezzettini. Invece nel mio percorso, se vuoi sotto ti lascio il link, io ho un percorso dal vivo, faccio l'insegnante, ok, ho anche i miei business, ma faccio l'insegnante, ho sempre fatto l'insegnante da quando avevo 9 anni, 29 anni, appena sposato, che insegnavo i geometri, economia, estima e contabilità, ma è il passato, adesso insegno a lavorare online, ok? Lo faccio per imprenditori che vogliono gestire all'interno o in prima persona o con una persona chiave i propri obiettivi di marketing, per cui insegnano loro persona chiave, lo faccio per i marketer, lo faccio per chi vuole imparare un lavoro. Generazione contatti, dai un nome alla tua campagna, perché se fai il social media manager e ti insegno a fare il social media manager e cominci a gestire un bel po' di campagne, non ti devi confondere, anzi devi anche segnare tutto sul taccuino, come ti consiglio. Clicchiamo, continua. Entriamo più in profondità, adesso vediamo, ok, siamo a livello di nuova campagna, ok, gli abbiamo dato il nome, sei sicuro di non dare soldi, ok, perché se fai parte della categoria inserzioni speciali lo devi dichiarare, tu lascia no, ok, questa categoria speciale riguarda il credito, l'impiego, le abitazioni, qui andiamo veloci perché ottimizzazione del budget della campagna, no, devi imparare a farlo da te e non farti guidare da Facebook, perché Facebook vuole mungerti denaro, ok? Avanti.
Adesso andiamo nel gruppo di inserzione, qui decidiamo una cosa importantissima, tra cui il target e il budget. Ok, come vedi, lui sa che pagina, ma quando ti dirigerai più pagine come me, la pagina la devi scegliere. Mi va bene la mia pagina Scomunicare, che è proprio il mio sito dove mi puoi contattare per avere insieme a me la possibilità di fare il tuo percorso fino all'indipendenza online in 3 mesi. Sappi che io non sono un corso, non mi spegni, e se accetti di fare questo corso, io ti porto volente o nolente a imparare a lavorare online, perché non mi puoi spegnere. Gli appuntamenti che ci diamo li devi rispettare. Ti dirò di più, ti darò anche i compiti. Il budget. Qui puoi scegliere il budget che vuoi. Io non imposto mai una data di fine della campagna, perché la tengo monitorata. Ok, ci sono 34 milioni di account su Facebook, e con 20 euro al giorno, non è questo il nostro obiettivo, ok, lui ti fa vedere a 2.800-8.200 persone, e ti dice che sono stime di Facebook, non lo può sapere. Ok, io sto generando contatti per mio fratello, ok, che ha voluto partire con 3 euro al giorno, qui mi dava 0, ne sta generando 7 al giorno, tanto che adesso ha alzato a 10 euro al giorno. Ok, andiamo il nostro pubblico, puoi decidere se fare un pubblico personalizzato oppure in tutta Italia, puoi anche decidere di mettere Brescia, nel mio caso. Lavoro molto su Brescia, anche se lavoro da Strasburgo, perché io sono bresciano, ha tolto Italia, ti dà un raggio di 40 km che puoi modificare. Ok? Andiamo più giù. Qui puoi modificare l'età, puoi modificare se farla vedere solo a signore o solo a ragazzi o solo a ragazze o a donne o a uomini. E qui puoi andare sulla targetizzazione dettagliata, ok? Andando a vedere i suggerimenti, i dati demografici, di interessi e di comportamenti che ti dà Facebook. Qui vedi sulla I, lui ti dice subito che cosa si intende. Devi imparare a leggere. Sappi che siamo dopo il Messico per quanto riguarda l'analfabetismo di ritorno, che non vuol dire che non sappiamo noi italiani leggere e scrivere, ma significa che abbiamo una capacità di concentrazione veramente scarsa, ok? Dati demografici, la lingua ti consiglio. Io metto quasi sempre italiano, non per razzismo, ok? Ma io mi devo capire con le persone a cui insegno. Cosa importantissima, ti consiglio di scegliere i posizionamenti, ok? Noi faremo vedere sia su Facebook sia su Instagram, però non vogliamo lavorare sul marketplace di Facebook, non vogliamo lavorare sull'esplora di Instagram, lasciamo le stories perché vengono molto guardate, in stream lo cancelliamo, andando giù tolgo anche nell'articolo, ok? Perfetto, dunque ci rimane il feed di Facebook, il feed di Instagram, 1.100.000 persone sono un po' troppe, andiamo ad abbassarle. Ok? A me interessa insegnare a persone che vanno dai 40 ai 50 anni, andiamo a vedere quante persone rimangono. Solo su Brescia 280.000 persone sono più che sufficienti. Potrei targetizzare ancora andando sui suggerimenti, ma non è l'obiettivo di questa campagna, di questo tutorial. Adesso andiamo sulla campagna e andiamo proprio a crearla. Se hai difficoltà, ti consiglio il mio percorso di 3 mesi. Ok? Come vedi, adesso la prima cosa che dobbiamo andare a fare, lui ci fa vedere sulla pagina Facebook e sull'account Instagram collegato. Ok, ci interessa immagine o video singolo come formato. E dunque adesso andiamo a modificare l'immagine, perché non mi interessa quella che mi ha proposto Facebook d'amblè, e andiamo a cliccare cambia immagine. Tu questo video lo puoi anche rallentare. Scelgo questa immagine e clicchiamo continua. Adesso, come vedi, Facebook ci ha messo una bella immagine quadrata. Io vado sempre con le misure 1080, 1000x1080 pixel che suggerisce Facebook per Instagram, ma come vedi va ad occupare su un telefonino. Qui è le stories, la maggior parte dello spazio, e dunque lead generation. Una cosa a cui devi stare attento è la quantità di
script che hai sull'immagine, perché non devi sorpassare il 20%, perché altrimenti Facebook tende a limitare quanto ti fa vedere, ok? Vuoi diventare indipendente online in 3 mesi? Ok, perfetto. Questa è la domanda, come vedi, principale. Nel gergo della vendita, questo è l'alt, anche se abbiamo detto che il marketing non è vendita, però questo serve per individuare il target. Perché è logico che se mia madre col suo telefonino mi guarda qua sopra, a lei questa domanda non fa effetto. Adesso facciamo la promessa, ok? Con il percorso di scomunicare lo diventi in 3 mesi, 2 punti, lezioni dal vivo, schermo condiviso, no corsi noiosi che abbandoni e non finisci. Perfetto, mi piace. Per cui nel mio percorso, te lo dico, come vedi, non è semplice. Abbiamo anche un percorso di copy. Qui io ci metterei un altro link, vedi, perché Facebook fa vedere solo 3 righe. Mettiamo il titolo, che è quello che si vede qua in basso. Indipendente online in 3 mesi, grazie a, vediamo se ci sta, vai, dove sei? Grazie a, sì, ci sta, come vedi, mettiamoci 3 puntini, vediamo se ci stanno, 1, 2, 3. Oggi Facebook è imballato, ci sta, così lasciamo con i 3 puntini un pochino di curiosità. A me la call to action iscriviti non piace, dunque andiamo a cambiarla. Qua cambi la call to action, mettiamo scopri di più, ok? Come vede lui la cambia subito. E adesso è molto importante che andiamo a creare il nostro, vedi c'è anche il pixel, cosa che non potrai mai avere. E anche questo ti spiego ad usarlo nel mio percorso. Dobbiamo andare a creare un modulo per acquisizione contatti. Crea modulo, ok. Come vedi, mi porta nel retro, lo lasciamo a volume maggiore, intenzione più elevata. La presentazione, molto importante, è questo. Come vedi, Facebook, questo è quello che ti intendo, in maniera istantanea, senza perdere 3, 4, 5 secondi per mandare il contatto su una landing page o su una squeeze page a lasciare la sua mail, prende i dati e li precompila perché Facebook li sa. Qui puoi anche aggiungere delle domande. Se ti interessa, spostiamo il mio faccione. Ok, informazioni di contatto, puoi aggiungere il numero di telefono e qui gli chiedi se sono esatti. Ok? Come vedi, questa è solo una delle stupende potenzialità di Facebook, è solo uno, la lead generation degli argomenti che vado a toccare per imprenditori, per networker, per aspiranti social media manager e per aspiranti freelancers che come me vogliono lavorare da dove vogliono. In questo momento, ti ripeto, sono con la mia compagna a Strasburgo e lavoro soprattutto in Italia. Sotto, ok, proprio perché non è semplice e se non vuoi fare tutti gli errori che ho già fatto io al tuo posto, ti lascio sia la mia mail se vuoi contattarmi o ti lascio anche il link al mio sito, alla pagina contatti, così se vuoi lasciare la tua candidatura per collaborare con me ne hai la possibilità.
Sai che non voglio lavorare con tutti perché lo so, il mio business non è scalabile, ma a me piace insegnare e dunque continuerò in questa maniera. Io posso occuparmi al massimo contemporaneamente di 4, 5, 6, 7 studenti, ma sta arrivando agosto e dunque io non voglio lavorare con un eccesso di persone, ok? Ho una persona con cui sto già lavorando dalla spiaggia che è in ferie, ma lui giustamente lo ha preso come divertimento, e questo è il giusto mindset, è il giusto paradigma da cui prendere il lavoro, ogni lavoro, perché così almeno la vita ti trascorre decisamente meglio. Ok, se vuoi imparare, io sono qua, altrimenti iscriviti al canale veramente perché ti darò ancora tante, tante, tante info. Ciao.